Allora, non capita sempre di incontrare una campionessa del mondo, una campionessa europea, ovvero la grande, grandissima Simona Quadarella. Ciao Simona, benvenuta al Ciao, Foro Italico a ciao Swim a Biz. tutti, grazie. Allora, com'è stato tornare nel tuo Foro Italico a pochi giorni dai momenti bellissimi di Gwangju? Ma tornare a casa è sempre bello. Dovevo anche andare a fare delle coppe del mondo, però ho deciso di non andare perché non ce la facevo più, volevo tornare a Roma. A casa e quindi sono tornata, ho fatto un 400 stile qui, è bello essere qui, è bello come la gente, insomma, sento il calore degli altri, degli altri atleti che comunque sanno quello che ho fatto e mi fermano, mi fanno i complimenti, sono proprio contenta. Ti senti adesso facente parte di una sorta di gota dello sport azzurro, dello sport italiano, le colonne portanti proprio del movimento sportivo italiano in generale, non soltanto del nuoto, ma di tutto. Sì, penso comunque di aver portato in alto proprio lo sport italiano e spero di continuare a farlo soprattutto l'anno prossimo. Perché la tua escalation è stata straordinaria, perché ricordiamoci da Budapest a Glasgow l'anno scorso fino a Gwangju. E Sì, ora sto salendo piano piano, come se stessi salendo una una scala, no? scala. Un bronzo mondiale, 3 oro agli europei, argento mondiale, oro mondiale. L'anno prossimo ci saranno le Olimpiadi e niente, è tutto programmato per quello, quindi speriamo bene. Senti, la medaglia d'oro dei 1500, quanto è stata quanta gioia ti ha riversato in te? Perché è Tanto, stato. tanto, è stata anche inaspettata perché io avevo scoperto poche ore prima che la Deledi non avrebbe gareggiato, quindi c'erano molte possibilità che io vincessi, però proprio lì mi è arrivata un po' la paura, no? La paura di farmi battere Certo. dalle altre, mentre io comunque sapevo che le altre erano tutte avversarie abbordabili, ecco. Però dovevo batterle. Quella è la cosa principale. Senti, ci ha raccontato Cristian Minotti, che è il tuo allenatore, il gesto che hai fatto quando ha detto che la Ledecky, quando ti ha comunicato che la Ledecky non sarebbe stata in acqua. Ce lo replichi? Non ho fatto nessun gesto, semplicemente ho abbassato la testa e ho cominciato a pensare parecchio, ecco. Vabbè, quello chiaramente è una grandissima emozione. A proposito della Ledecky, ne abbiamo parlato al Sette Colli. Adesso la consideri battibile? Cioè, Simona Sì, Quadrella la può considero batterla? battibile soprattutto dopo l'800, perché è stata una gara dove mi sono esaltata molto, ho pensato anche di vincere a un certo punto, ma poi sapevo che comunque mi avrebbe recuperato. Però sì, comunque ho capito che non è così imbattibile come pensavo. Certo. Perché le tue prestazioni adesso la costringono a stare anche sulla difensiva. Sì, comunque diciamo che forse magari ora ha capito che deve stare attenta. È comunque molto forte Certo. e è comunque molto difficile batterla, ma non impossibile. Non è impossibile, No. giustamente, mai sottovalutare un avversario, però consci delle proprie capacità. Esatto, sì, bisogna essere. Ecco, comunque l'Europa dell'anno scorso, questo mondiale mi hanno dato tanta consapevolezza di quello che posso fare. Questa è la cosa principale. Senti, ci parli del libro che insomma ha avuto un grandissimo Sì, il successo. libro è uscito poco prima dei mondiali e ora spero di fare un po' il boom con questo libro, magari la gente dopo questo mondiale comincia a seguire, a leggere. È stata una bella esperienza, mi sono anche un po' scoperta io. Capito anche alcuni lati dei miei caratteri, cercando di raccontare quella che è stata la mia vita, il mio percorso, e è stata una bella esperienza. Ti senti un punto di riferimento per tanti bambini che vogliono Sì, cominciare a fare nuoto? spero che grazie al mio libro possano capire che insomma, anche quando vieni da una situazione abbastanza umile, quando sei un. Perché io, da quel che ho cercato di far capire dal mio libro, che io prima ero comunque una ragazza, una bambina come tutti gli Certo. altri, che ha cominciato a nuotare e poi è cresciuta sempre di più. E che quindi niente, niente è possibile. Niente è impossibile, ovviamente. Senti, gareggiare qui al Foro Italico e c'è la possibilità che Roma possa avere nel 2022 l'edizione degli europei. Quanta carica ti dà e quanto
quanto può essere Simona Quadarella una delle punte di diamanti, forse la punta di diamante per quelle edizioni. Tanto, sarebbe veramente molto divertente gareggiare a Roma e molto emozionante, perché come lo è un Sette Colli che facciamo ogni anno, posso pensare, cioè, mi viene da pensare che un europeo, insomma, possa essere veramente una bella cosa e anche molto divertente. Certo, quella è la cosa principale. Simona, grazie infinite, grazie per la tua simpatia, per la tua disponibilità e a presto sempre sulle nostre pagine di Swimbait.